Ragazze, ciao a tutte e bentornati sul mio canale. Oggi sono a registrare in negozio, non sono stata a portarmi tutta la roba a casa, anche se mi sa che la prossima volta tornerò col metodo perché almeno finché avrò la postazione a casa, perché qui cioè, registro veramente male perché ci sono i banchini che non permettono di fare un'ottima registrazione. Comunque vabbè, ci proviamo, eh. Quindi video novità, passioni e unghie, questo mese sono uscite diverse cosine, io ne ho prese alcune come tutti i mesi e direi di partire perché insomma ve le voglio far vedere. Partiamo dalle cose un pochino più semplici e veloci da farvi vedere. Sono usciti questi kit, bellini tra l'altro, zoomiamo un attimo, dove all'interno ci sono delle decorazioni fluo. Abbiamo la parte sopra che sono tutte stelline, di verde, giallo, insomma, vedete in video, e nella parte sotto sono cuoricini, sono veramente veramente carini per l'estate, visto che hanno questi colori super fluo. Vi faccio vedere anche due stelline, vedete? Sono veramente molto molto carine, super sottili, quindi semplici da applicare sulle vostre unghiette e veramente carini. C'era anche un altro kit, mi sembrava, non mi ricordo cosa c'era all'interno, però insomma questo qui mi è piaciuto a primo impatto, quindi lo abbiamo preso. Poi glitter, abbiamo un quad di glitter, eccolo qua, in questo pack bellissimo. Andiamolo ad aprire e all'interno appunto troviamo questi quattro colori. Allora io non li ho stesi, ne ho stesi solamente uno per farvi vedere, eccoli qua. Appunto, vi dicevo, ne ho steso uno solo e guardate la bellezza. Ho steso il verde, sono veramente molto luminosi, molto belli. A effetto zuccherato sono fantastici, veramente fantastici, ma secondo me anche sigillati, insomma, rendono parecchio. Sono veramente molto belli perché hanno all'interno un mix di glitterini, pagliettine e filettini sempre super iper luminosi, quindi ve le faccio vedere uno a uno. Partiamo dal verde, visto che non hanno numeri, non hanno nomi, trovate proprio tutto il kit, quindi partiamo dal verde che è quello che vi ho fatto vedere steso. Eccolo qua, zoomiamo un attimino così vedete tutta la bellezza, ma guardate, bello 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 bello. Poi abbiamo il rosa, eccolo qua, anche questo fantastico che poi è un rosa con delle cangiature sul violetto, anche questo molto molto bello. Poi abbiamo un color salmone, eccolo qua. E infine abbiamo un azzurro. Guardate, bello anche lui. Anche lui molto bello. Questi assolutamente glitter, diciamo che non sono mai abbastanza, quindi insomma vanno benissimo. Stupendi. Poi direi di passare a loro, a questi kit usciti. Allora, ne sono usciti tre, se non ricordo male. Io ne ho presi due più lui. Anche questo qua, questo kit qua, perché l'altro kit era con le scagliettine colorate tipo loro, siano tipo loro. Come al solito la diretta ancora non l'ho guardata, comunque vabbè, ho questi qui due e bastano, avanzano, perché poi insomma non è un effetto che alla cliente piace particolarmente, perché diciamo che è un po' un effetto bambinesco, ecco, carnevalesco, perciò l'altro kit non l'ho preso. In compenso, vabbè, non mi sono fatta mancare gli acquisti, quindi ho preso questo kit, direi di partire da lui, quindi scansiamo gli altri e partiamo da lui. Friends Forever, eccolo qua, questo è il pack esterno e all'interno troviamo i nostri 5 colori. Le colorazioni che troviamo all'interno sono loro, eccoli qua. E direi di andarli a vedere nel dettaglio. Allora, partiamo dall'SP406, non vi sto a leggere il nome, tanto lo vedete e almeno evito di dire stupidate. Il colore che troviamo all'interno è lui, è questo verde lime.
Eccolo qua, voi in video forse lo vedete anche troppo acceso, ma è un pochino meno fluo, ecco, meno fluo, acceso ma non verde fluo come lo vedete qua, è più un lime, ecco, questo qua. E lo vediamo subito nella tip. Eccolo. Allora, la stesura non è malaccia a livello di tip, come al solito dobbiamo vederla su unghia. Allora, qua abbiamo l'SP 407, volevo zoomare se riuscivo a far vedere meglio il colore, ok, 407 e questo è un color menta, molto carino. Un color menta, anche qui la stesura non sembra malaccio, ma ripeto, devo vederla su unghie naturali, cioè su gel, perché sulle tip si applicano quasi tutti bene, poi a volte quando vai a stenderla sull'unghia. Però sicuramente è un colore pastellino, quindi non sarà facile l'applicazione, però insomma dalla tip non sembra malaccio. Vi farò sapere ovviamente. Poi abbiamo questo qua che è l'SP 408 e questo è carino. Questo qui praticamente è un arancio, anzi più un rosso corallo con precisione con all'interno dei glitter multicolor che quando andiamo nella stesura questo si stende bene, coprente già con una passata, è abbastanza corposino, ma ripeto si stende bene, almeno sulla tip non mi ha dato grosse difficoltà. Eccolo qua. E all'interno vedete, ora voi dalla videocamera sicuramente non percepite il glitter come lo percepisco io dal vivo, però questi micro glitter multicolor, questo è molto molto carino, questo mi piace. Se in tal caso non volete prendere tutto il kit, questo invece è molto carino, ve lo consiglio. E la stesura è ottima, è comunque già su tip. Poi abbiamo l'SP 409, che questo è un salmone, color salmone, abbastanza acceso direi. Eccolo qua, carino, diciamo un po' che questi colori mi sono un po' venuti a noia, vi dico la verità, perché questo colore qua è abbastanza ripetuto nelle varie collezioni. E comunque vabbè, rimane sempre un colore molto carino ed eccolo qua. Anche questa ha una base bianca, una percentuale di base bianca, quindi nella stesura anche qua mi raccomando che la sua superficie sia molto omogenea, perché se no secondo me tende un po' a essere rognoso, però come colorazione è bella. Poi abbiamo l'SP 410. E questo è molto carino e particolare. È un arancio, anche questo ha una base bianca. È un colore che non vi so nemmeno descrivere, perché è carino come colore. Non è male, secondo me, abbinato anche a altri colori o in fase di decorazione potrebbe essere carino. Questo qui rispetto agli altri ha una consistenza un pochino più liquida nella stesura. E speriamo che copra bene, perché boh, questo qui mi lascia un po' perplessa, ecco. Comunque questo qui è steso su tip, vedete, forse anche su tip si vede che ha lasciato un po' di punti disomogenei, però anche di questo vi farò sapere se lo userò, come si comporta su un'unghietta, però vi consiglio con questi tipi di colori di usare al di sotto un costruttore cover rosato in maniera da dare più coprenza, ecco. Faccio vedere anche in versione opaca, eccoli qua, quindi partendo da lui che è l'SP 406, SP 407, SP 408, SP 409 e SP 410. In versione matte sono veramente carini, eh? Lui, secondo me, dovete acquistarlo perché lui mi piace. Veramente particolare, molto bello, secondo me. Ottimo. Il resto, vabbè, niente di sconvolgente, colorazioni carine. Bisogna capire se
nella stesura non fanno votare l'anima, ecco, perché per esempio anche lui mi piace tantissimo abbinato a questo, anche fare qualcosa con questi tre, insomma, sono bellini anche abbinabili insieme. Vediamo poi successivamente se il gioco vale la candela, ecco, vi farò sapere, vi aggiornerò su Instagram come al solito. Ok, quindi primo kit andato. Passiamo al secondo, che praticamente poi è simile al terzo. Allora, la differenza è che questi qui sono semipermanenti, questi qui sono in barattolino in gel color. Ok, partiamo da questi, quindi Viva la Vida, anche qua. Bellina la grafica esterna e all'interno i nostri 5 colorini. Che. Allora, qua ho un po' da dire. L'idea è carina, molto carina, perché all'interno troviamo questi colori che adesso vi faccio vedere un attimo al volo tutti insieme per farvi capire il tipo di prodotto che è. Ecco, questo praticamente è l'effetto che danno questi colori, che è carino. Su queste tip la stesura è una sola. Perché? Perché tendono a fare spessore, perché hanno all'interno questa base colore, perché hanno una base colore semitrasparente, con queste pagliettine glitterini sul bianco, che poi alla fine danno questo effetto molto carino, secondo me. Vi faccio vedere colore per colore, così intanto vediamo un attimo. Il primo è l'SP 396. Abbiamo questo verde, eccolo qua. Vedete, cioè la consistenza è abbastanza piena, cioè in stesura questi glitter fanno un po' votare l'anima, vi dico la verità. Cioè si stendono, perché poi l'effetto finale lo abbiamo, però ci dovete perdere un po' di tempo, quindi diciamo che non è scorrevole come tipo di stesura. Questo è steso su tip, eccolo qua. Cioè è carino, perché sono veramente molto molto carini, però mi raccomando, perché vedete, tendono a fare un po' di spessore, e con questi torna un pochino peggio perché ha il pennello incorporato, quindi vi dovete aiutare con un pennellino esterno per appiattire bene le pagliettine. Ora io non ci ho perso tanto tempo perché ho tirato via per farvi il video, però con un pennellino magari a punta fine di andare a distribuire meglio le pagliette. Ecco, un po' una rogna, ecco, c'è la fregatura. SP 397, questo è un color pesca, albicocca, insomma, eccolo qua. Sempre stesso effetto, però appunto cambia la base colore, cioè all'interno l'effetto è identico, il solito, cioè non cambiano, cambia semplicemente la base colore. Questi vi ricordo che vedete ora sono fatti con una passata, quindi anche qua vi consiglio di usare al di sotto un costruttore che copra completamente l'unghia, in maniera poi da fare anche una sola passata ed evitare troppo spessore, ecco. Poi abbiamo SP398, eccolo qua, questo è un bel rosa Barbie, bellino, molto carino. Vedete come sono belli seppi. E questo lo vediamo steso su tip. Eccolo qua. Eccolo qui. Poi abbiamo l'SP399, che invece è la versione lilla. La versione lilla, che è anche questa molto carina. Eccolo qua. Eccolo qua il nostro lilla. E dicevo, per finire abbiamo anche l'azzurro, che è l'SP 400, ed eccolo qua, anche l'azzurro è molto bello, è molto carino, magari vi ho detto abbinato con altri colori, tinta unita o French, insomma, o altre decorazioni, secondo me possono rendere su tutte e 5 le dita. Cioè, dovete perdere veramente un bel po' di tempo per andarle a applicare, perché ripeto, sono abbastanza corposini. Cioè, allora, la base è morbida, è abbastanza fluida, è che all'interno, avendo queste pagliette,
risulta ovviamente un pochino più corposo. E questo è l'azzurro. Ve le faccio rivedere tutti insieme, perché poi anche tutti insieme sono di un carino, ma sono veramente bellini, anche proprio un dito diverso da quell'altro. Però ripeto, ho provato a metterci sotto una base colore, che secondo me anche no. Magari vi ho detto, usate dei costruttori che abbiano coprenza, vedete, perché poi l'effetto è carino. Questo non ci incastra niente, per dopo c'è un intruso, eccoli qua. L'effetto è molto molto carino. A me questi tipi di effetti mi piacciono in versione matte, che ve le farò vedere nell'immediato. Nella versione matte mi piacciono tantissimo proprio, sono veramente molto carini. Ed eccoli qua in versione matte. A me questo effetto in versione matte mi fa impazzire, ad esempio, cioè veramente mi piace tantissimo. Anche qua vedete che in alcuni punti c'è un pochino di spessore, quindi insomma via, dobbiamo farci un pochino di attenzione, però se avete un attimo di pazienza, l'effetto poi fondamentalmente è davvero molto carino, mi piace. Poi passiamo al kit in gel color. Praticamente l'effetto è uguale a quello precedente che vi ho fatto appena vedere, però l'abbiamo in versione barattolino. Anche il kit con il quale arriva la scatolina è veramente molto carina, eh? I colori che troviamo all'interno sono quelli che poi vedete sulla scatolina esterna. Abbiamo sempre 5 colori. La cosa carina che troverete nel kit sono dei bollini che voi dovete staccare e attaccare sul tappino. Quindi bravi passione unghie, perché questa cosa, invece che si doveva prima staccare questo coso, che poi la maggior parte delle volte non si staccava, questa cosa del bollino sopra è veramente veramente utile e carina. Bravi bravi bravi, questa cosa mi piace tantissimo. L'ho trovata all'interno del kit stesso. Quindi 5 colori, partiamo dal G90 e anche qua troviamo un azzurro, che poi è lui su tip, eccolo qua. Questo poi all'interno ha anche tipo delle scagliettine mica che hanno dei riflessi pazzeschi, questo è bellino, eccolo qua. Poi abbiamo il G91, che è il fucsia. Anche questo molto molto bello, bello acceso, mi piace anche lui. Eccolo qua su tip. Anche questi, anche questo ha all'interno questa polverina glitterata che sembra tipo mica, sì, sembra polvere mica, che le rendono super luminosi, bellino anche lui. Poi abbiamo il G92, eccolo qua, e abbiamo questo arancio fotonico bellissimo. Anche qua la base colore è leggermente più presente rispetto a quelli in semipermanente, però insomma risulta leggera, ecco. E questo è il colore esteso. Anche qua i 5 colori hanno lo stesso identico effetto, con all'interno le stesse identiche cose, quindi glitterini, pagliettine, sono veramente uguali. Anche qua cambia semplicemente la base colore. Poi abbiamo il G93, che il giallo ovviamente nei nostri kit non lo fanno mai mancare, ma in questi casi ci sta, perché sono nuovi effetti, quindi il giallo ci può stare. E questo è su tip. Il Infine, come ultimo colore, abbiamo il G94, che è un viola. Un viola, eccolo qua. E questo è steso su tip. Allora, questi qua rispetto a quelli in semipermanente, anche se pure qua dobbiamo fare attenzione alla stesura, ma si stendono più facilmente.
si stendono più facilmente perché col pennello andate a prelevare la giusta quantità e ve la gestite un po' come vi pare, ecco. Quindi a livello di stesura questi qua, se dovessi scegliere tra due kit, vi dico loro perché si stendono veramente meglio. Ve le faccio rivedere tutti insieme, eccoli qua. Ripeto, anche questi qui sono tutti con due passate. Anche qua comunque sia, cercate di tenere la struttura un pochino più bassa, di stare attenti alle pagliettine, quindi guardarle sempre di profilo e vedere se non ci sono punti in cui fanno spessore e andarle a aggiustare col pennellino. Ok, ci vuole solo un po' di pazienza, però effettivamente anche questo effetto è molto carino. Questi qua mi piacciono molto anche lucidi perché, ripeto, all'interno hanno questa cosa argentata che gli dà parecchio riflesso. Sono bellini, però li adoro tantissimo anche in versione matte. Ed eccoli qua. Ovviamente nella versione matte va un po' a sparire quel riflessino argentato che vediamo qua, però sono davvero molto carini. Molto molto carini. Ve li faccio rivedere tutti in versione matte. Allora, i primi 5 sono dei gel color, poi passiamo alla versione semipermanente, che la preferisco in versione matte, e infine al kit Friends Forever, sempre in versione matte. Eccoli qua. Quindi ecco qua tutto il bottino di Passione Unghie. Secondo me le cose assolutamente da avere sono i glitter in polvere. Questi qua perché secondo me sono belline per le vostre nail art e non avete sbattimenti. Tra l'altro abbinabilissimi al kit Spider Gel Fluo uscito lo scorso mese. Quindi potete giocare anche su queste decorazioni. E per quanto riguarda i colori, allora il kit Friend Forever, bah, nel senso, secondo me è un kit che se ne può fare anche a meno. Ecco, l'unico colore che mi è piaciuto è l'SP408, il resto, sì, colori carini, vabbè, già rivisti nelle varie collezioni, ma quello vabbè, ci sta, poi i colori fondamentalmente sono quelli, però rimango un po' titubante sul fatto della stesura, ecco, devo provarli, via, per riuscire a darvi un giudizio in più. Per quanto riguarda questi effetti nuovi, carino il Viva la Vida, però mi raccomando, fate attenzione nella stesura del colore per via di queste pagliettine. Secondo me è carino, ci sta, se vi piace ci sta assolutamente, solamente questa accortezza qua, per il resto secondo me tranqui, insomma non hanno grandi problematiche. Mi è piaciuto di più il kit in gel color, se dovessi scegliere fra i due. Comunque dai, ci sta, carini, e se vi piacciono perché non averli, insomma, almeno date qualcosa in più anche alle vostre clienti. Fatemi sapere voi se avete preso il cofanetto invece i confetti. Vi ripeto, io non l'ho acquistato perché ho già quelli di due e comunque sia non mi sono andati particolarmente, perciò ho preferito non acquistarli. Anche l'altro kit che uscì sempre di Passione Unghie in versione confettino con le pagliettine più piccole. Sì, mi è andato, ma insomma, relativamente, perché appunto ha proprio questo effetto un pochino più bambinesco e più carnevalesco, perciò insomma la cliente non è che è proprio amante di queste cose. Per questo video è tutto, fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!